Abbiamo come al solito anche l'esponente dei Verdi, che sarà velocissimo. Allora, sono rapidissimo, volevo ricordarvi che... Allora, come... Vabbè, l'11 ottobre del 2017 porto in consiglio comunale una mozione contro la discarica. Il titolo della mozione però non è semplicemente mozione no discarica. Dice no alla discarica nel parco del Roccolo per un parco metropolitano, perché dobbiamo anche ricordarci che la politica ci ha preso in giro dicendo da 5 anni che volevano fare questo nuovo parco regionale, quello che chiedevamo anche noi, che chiediamo tutti noi, una cintura verde che unisca tutti questi parchi locali di interesse sovracomunale, perché non possiamo dimenticare che non più di 5 anni fa il nostro territorio ha risposto e ha vinto per fermare l'ipotesi di un mega allevamento di galline ovaiole. Poi mi va anche di ricordare, in città metropolitana, come la città dei comuni, che era il raggruppamento civico, la città dei comuni, per evitare che dopo il decreto del Rio il tutto risultasse milanocentrica con l'abolizione delle province, con la città dei comuni il consigliere metropolitano Alessandro Braga ha portato una mozione che è stata approvata all'unanimità, perché quelli della Lega e di Forza Italia gli hanno sono usciti dall'aula. Finisco su questo. Quindi le cose vanno dette. No, invece è politica, e ricordiamolo, da dicembre 2017 un'assemblea con 300 persone a Canegrate, i consiglieri regionali Borghetti e Cecchetti avevano promesso la discussione immediata, velocissima, dicembre 2017, poi il 4 marzo 2018. In quell'occasione erano seduti allo stesso tavolo De Rosa dei 5 Stelle, era seduta la Censi, città metropolitana PD, e tutti in quella sera hanno promesso che ci avrebbero aiutato. Ok, però arriviamo al concreto. E quindi si aspettava una proposta di legge sui parchi regionali, perché è inutile che ci abbiamo 15 plis quando poi se il problema non lo fanno qua, lo fanno dall'altra parte. Siamo in piena crisi pandemica, arriveranno 209 miliardi del recovery fund. Questi soldi devono essere usati per la qualità della vita, perché un parco è un presidio di sanità. Comunque, giusto per dirla tutta, a dicembre 2017 propongono questo progetto di legge. Va in commissione, ho sentito l'altro giorno ancora il consigliere regionale Carlo Borghetti, quella legge è stata arenata e l'hanno ritirata. Ed è vergognoso che vengono a lucrare sulla nostra pelle. Quindi la discarica, gli TAR, i comitati faranno il loro percorso, ma i cittadini andranno avanti, perché noi vogliamo tutelare il nostro territorio, il nostro futuro. Grazie, no discarica! No discarica! No discarica! No discarica! No discarica!